a un nuovo appuntamento con l'informazione di TG Daily. Andiamo a vedere insieme le principali pagine del nostro quotidiano digitale inviato ogni sera ai nostri abbonati alle ore 18:30. E partiamo allora con la copertina dedicata alla cronaca e a due aggressioni avvenute in centro, più precisamente in zona Porta Palio e in via 20 Settembre. Momenti di paura per una donna che è stata aggredita e derubata dalla collana mentre passeggiava con la figlia in zona Porta Palio, e poi anche per due guardie di un supermercato in via 20 Settembre che sono state ferite con un coltellino e poi con una bottiglia rotta. Arrestati gli aggressori. Andiamo avanti con la cronaca nazionale. Entrano in mare con la bandiera rossa a Jesolo, salvati due turisti. I due erano in un gruppo di una quindicina di persone, pare dall'est Europa, che sono entrati in acqua benché le condizioni del mare fossero proibitive. Psicologi del Veneto in piazza con il Pride, impegno per una società più giusta e inclusiva. L'ordine delle psicologhe e degli psicologi del Veneto ha dato la sua ufficiale adesione alle manifestazioni del Pride che si terranno nella nostra regione il 16 giugno, il corteo sarà anche a Verona. Proseguiamo con la cronaca, torniamo in città, a Verona, e in particolare nella provincia a Bovolone, dove è stato arrestato un 25enne per spaccio. In casa sono stati trovati dai carabinieri 50 grammi di hashish, 13 grammi di cocaina, oltre 600 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Per lui sono scattate le manette. Ancora cronaca, il Veneto apre all'estate con previsioni ottimistiche. All'inizio dell'estate si prospetta positiva per il mese di giugno 2024, che mostra un tasso di occupazione delle camere pari o superiore ai 2/3 di quanto registrato a giugno 2023, soddisfatto il governatore Luca Zaia. E ancora cronaca, è una bella notizia per gli abitanti di Borgo Venezia, perché sono conclusi i lavori di via Pisano. La strada interessata dai lavori per il collettore fognario e per la nuova sovrastruttura della filovia è stata riaperta proprio questa mattina. E poi un'operazione di urologia in mondovisione per il professor Antonelli. Il professor Alessandro Antonelli, direttore dell'urologia del Dipartimento di Chirurgia dell'azienda ospedaliera di Verona, è stato protagonista giovedì di un intervento di live surgery in diretta mondiale. Andiamo avanti, qui trovate anche le interviste ai candidati del europarlamentari per il Partito Politico Fratelli d'Italia, Daniele Polato, e poi le interviste ai candidati sindaci, quindi per le elezioni amministrative 2024. E andiamo proprio in provincia con il collettore del Garda, appello di Cresco, di AGS, servono finanziamenti. Dovrebbe essere il primo problema che sta a cuore a tutti, ai comuni lacustri, all'amministrazione provinciale, alla giunta regionale e al governo tutto. Questo è il monito del presidente di AGS, Angelo Cresco. Ancora provincia, Bussolengo si va a scuola di gemellaggi culturali, amicizia, unione e inclusione sono i principi che hanno ispirato il nuovo logo del comitato gemellaggi di Bussolengo. La grafica è stata scelta all'interno di un concorso che ha reso protagonisti i ragazzi della scuola secondaria Leonardo da Vinci. E ora ci spostiamo in Lessini, a Erbezzo, dove è stato inaugurato lo scorso aprile nella RSA Bartolomeo della Scala il crocifisso presente nella pineta prima della realizzazione della struttura, ristrutturato poi da Flavio Fantoni con l'aiuto e il supporto di diversi concittadini. E poi l'intervista qui a Matteo Ridolfi, storia di coraggio e di solidarietà, e si tratta del 14enne che ha salvato mesi fa un passante in arresto cardiaco ed è stato nominato al Fiere della Repubblica dal presidente Mattarella lo scorso 13 di maggio. Qui trovate l'intervista a firma di Silvia Dalla Rosa. E andiamo avanti con i servizi utili, quindi il meteo previsto a Verona e in Veneto per la giornata di domenica 2 giugno. Qua trovate come sempre i bollettini ARPAV sempre aggiornati. E poi elezioni europee 2024, come dover ritirare la tessera elettorale. Qui trovate invece le informazioni proprio in vista delle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno, riguardo appunto alle modalità per ricevere la propria tessera elettorale. Quindi si parla anche eventualmente del ritiro presso sportello di getto, o anche per chiedere il tagliando di aggiornamento allo sportello protocollo informatico a Palazzo Barbieri. Andiamo avanti con l'economia. ANCE Verona, durante l'assemblea che si è svolta nella giornata di ieri, si è parlato di tante tematiche, in particolare di Verona 2040, ossia l'ambizioso progetto promosso da ANCE insieme a Confindustria Verona.
Ancora economia, dipendenti della ristorazione collettiva in sciopero il 4 di giugno, Filcams CGL, Fisascat, CISL e Wiltux di Verona protesteranno davanti al centro cottura di Euroristorazione contro le aziende aderenti a Danir e Angem che minacciano chi chiede un rinnovo del contratto di ristorazione collettiva scaduto ormai nel 2021. Elezioni europee, corse gratuite per incoraggiare i cittadini al voto, l'iniziativa di Lime. L'8 e il 9 giugno tutti i cittadini che avranno scaricato l'app Lime potranno recarsi al seggio elettorale nella propria città grazie all'offerta di 2 viaggi gratuiti sui monopattini e sulle biciclette Lime. Andiamo ora allo sport e con una bella notizia per 5 giocatori dell'Hellas Verona che sono stati convocati nelle rispettive nazionali di appartenenza per UEFA Euro 2024. Si tratta di Folorunsch, Davidovic, Zvidersky, Suslov e Duda. Sono questi i giocatori dell'Hellas Verona preconvocati per UEFA Euro 2024 con i nazionali di Italia, Slovacchia e Polonia. Ancora sport, calcio Caldiero, domani la prima semifinale per lo scudetto, il fischio d'inizio è alle 15 allo stadio Mario Berti, si tratta della prima semifinale di andata, la gara di ritorno sarà il 6 giugno a Trapani. E poi pallavolo, Rok Mozić alla guida di Verona Volley fino al 2027, è arrivato tra le file del Verona Volley appena 19enne nel 2021, il capitano ha firmato il contratto che lo farà restare in gialloblu fino al 2027. E ora passiamo agli spettacoli e agli eventi a Verona, Calici di Jazz, si comincia il 6 giugno sulle orme dei Beatles, la prima data della rassegna estiva itinerante del Teatro Ristori è in programma giovedì 6 giugno a Casa Sartori 1898 in Valpolicella, con l'omaggio ai Beatles di Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet. E ancora eventi, Passione Chiaretto torna a Bardolino il Palio dell'iconico rosato, prosegue la 3 giorni di festa dedicata all'enogastronomia, musica ed eccellenze del territorio. Tra le novità di quest'anno le escursioni con degustazione per scoprire colline e centro storico. E ancora spettacoli, si accende l'estate in quinta circoscrizione, Parco San Giacomo ospita la rassegna estiva Restate in Quinta con eventi di musica, danza, teatro e sport dal 1 giugno all'8 settembre. E cosa fare a Verona e provincia? Gli eventi di domenica 2 giugno, qui trovate i nostri suggerimenti come sempre su come passare la domenica a Verona, quindi in città o anche in provincia. E allora questa era l'ultima notizia per oggi, il nostro Daily Pro prosegue con la pagina dedicata ai nostri cari per ricordare chi ci ha salutato e io vi ricordo che potete continuare a seguirci su tutti i nostri canali, i nostri siti di informazione, i nostri canali social e ovviamente al canale 19 del Digitale Terrestre tramite la tecnologia HBBTV. E allora grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con TG Daily.